Ancora una buona serata e buon Santo Stefano da Speciale News Web 24. Una lieve scossa di terremoto si è verificata nel primo pomeriggio sul Gargano. Il sisma di 2.4 della scala Richter ha avuto come epicentro peschici. Dopo i sopralluoghi effettuati dalla protezione civile, al momento, e per fortuna, non sono stati registrati danni a cose o persone. Sono passati 15 anni dal terribile terremoto che sventrò la Sumatra, la Thailandia e lo Sri Lanka. Quel sisma è stata una lezione da ogni punto di vista, sia scettico che sociale, che causò anche la morte di 250.000 persone, di cui 40 di nazionalità italiana. Tra l'altro c'è anche da dire che attualmente l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, in accordo con la protezione Civile nazionale ha eh, lanciato eh, la sala operativa 24 ore su 24 e sorveglia il Mediterraneo ed il nord Atlantico dalle rischi di maremoto. Di solito a Natale si dovrebbe essere tutti più sensibili, ma così non è stato per alcune persone che hanno abbandonato una cucciolata tra Troia e Orsara in pieno eh, territorio dei Monti Downi. Eh, alcune persone di buon cuore hanno raccolto la cucciolata ed è partita una grande mobilitazione per cercare di dare una casa a questi piccoli eh, cuccioli. Nel post su, scritto su Facebook non mancano parole di vergogna nei comporti dei responsabili. Messaggio di uh, fine anno, Natale, Santo Stefano, fine anno per il neo Arcivescovo di Manfredonia Padre Franco Moscone. Non è un solito uh, messaggio, ma è anche un qualcosa di più, citando anche le parole di Don Tonino Bello, Saverio Serenga. Padre Franco Moscone, Natale 2019, andiamo oltre gli auguri. È il mio primo Natale da Vescovo e quindi eh, mi sento particolarmente emozionato. E nello stesso tempo mi sento di dire quello, gli auguri che faceva Don Tonino Bello, insomma, non auguri che ci lasciano seduti, anche se adesso sono, sono intervistato e seduto davanti all'albero, ma che ci mettano in piedi e ci facciano camminare. Auguri un po' scomodi e non del tutto accomodanti o di routine. E allora andiamo oltre il semplice buon Natale. Beh, eh, il buon Natale eh, deve essere buono nel senso mh, eh, del termine, deve portarci al bene, deve portarci a scoprire il bene che è in noi, che è in ognuno di noi e che ognuno di noi può fare, come battezzato, come missionario se credente, come semplice persona umana e che ha tutti i doni sufficienti per poter fare le cose buone. Quindi dire buon Natale è far emergere la nostra bontà, la nostra umanità, il nostro DNA fondamentale non malato. E ognuno, credo nella coscienza e nel pensiero, sa quali sono i suoi doni da mettere a frutto e a mettere a frutto per il bene di tutti, che creda o che non creda. Il Natale è una festa universale. Ormai un anno di gargano ne ha viste e sentite di tutti i colori? Beh, eh, ne ho viste e sentite di belle nel senso positivo del termine e anche altri avvenimenti ovviamente che mi hanno colpito e non mi fanno stare tranquillo. Eh, credo che, che come vescovo e come pastore di questa, di questa terra, eh, di questa chiesa locale, sia mio dovere non rimanere in silenzio. E giudicare tra virgolette eh, attraverso la parola del Vangelo, dire eh, un giudizio sempre attraverso la parola del Vangelo, che è un giudizio di giustizia e di misericordia allo stesso tempo, ma la misericordia porta poi comunque alla giustizia. Nella veglia di stasera, che cosa ci dobbiamo aspettare da padre Franco Moscone che. In questi mesi ci è abituato a tutto? Beh, eh, devo dire che non, non scrivo mai le omelie, eh, perché preferisco vedere in faccia la gente e, e sapere eh, quali sono le reazioni immediate. Eh, questa sera l'ho scritta come scrissi il testo per eh, la celebrazione al termine della processione di Siponto, quindi forse sarà un po' forte. Ci può anticipare qualcosa? Beh, ehm, diciamolo con una metafora. Allora, eh, mi ha colpito che in cattedrale non ci sia il Presepio, ma ho scoperto che corrispondeva esattamente eh, a quanto io avevo lanciato come messaggio di Natale: che il Presepio fosse l'intero Gargano. Allora, eh, guardando al testo evangelico del Luca 2.1.14, una citazione credo sia corretta e completa, ho cercato di vedere il nostro presempio nel nostro territorio e nel nostro popolo. E' quello che dirò, legando Vangelo, territorio e popolo. Auguri, padre Franco. Auguri a voi e auguri a tutti a chi crede della chiesa di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo, a chi mi segue e riconosce come, come vescovo per chi è credente e chi, chi no, ma come ho detto prima il Natale è ormai una festa universale per tutti, per chi crede lo è forse di più perché ha dentro un contenuto che lo, che lo forma, che lo, che lo manda a dire e fare parole di... Ed eccoci in chiusura alla pagina sportiva, diciottesima giornata del campionato di calcio, disse che vi si sono disputate le partite del pomeriggio e anche di pranzo, che hanno contemplato questi verdetti, Cosenza Empoli 1 a 0 alle 12.30 alle 15 invece, Salernitana Bordenone 4 a 0, Cremonese Iovestavia 1 a 1, a Livorno Pescara batte Livorno 2 a 0 a Verona Benevento batte Chievo 2 a 1 Trapani Perugia 2 a 2 a Prosinone Crotone batte Rosinone 2-1, a, a Venezia Cittadella, Bate Venezia 2-1 è in corso mentre andiamo in onda il secondo tempo della sfida tra Ascoli e Pisa, mentre alle 21 l'ultimo ehm, incontro di giornata sarà tra la Virtus Entella e lo Spezia con la classifica aggiornata dopo le partite del pomeriggio che vede Benevento in testa con 43 punti, Bordenone 31, Cittadella 29, Crotone 28 e Perugia a quota 27. È tutto per questa edizione di prima serata del nostro giornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con speciale news web 24 domani mattina con nuovo giorno. Buon proseguimento di serata.